Due vittorie nelle ultime due partite hanno riportato un po' di sereno, almeno in campo, in casa Pescara. Impossibile fare voli pindarici, aspetto sul quale è stato chiarissimo, in primis, il tecnico Auteri. Troppi gli errori fatti, troppi i punti lasciati per strada, solo la necessità di migliorare partita per partita e macinare punti. Questo è il senso delle parole intrise di mea culpa del tecnico siciliano dopo il match di domenica sera. Un nuovo inizio fatto di scelte meritocratiche, di minuti in campo forniti per quello che si dimostra negli allenamenti e non per nome o per quelle che sono le possibili aspettative. Gioca chi convince, ecco perché in queste due partite ad esempio hanno trovato posto in panchina Ivar Inzita, Memusciai, Frascatore e si è data fiducia ai giovani che proprio sul campo hanno dimostrato un rendimento più all'altezza, Veroli e Diambò, poi Pompetti e Sorrentino che sono tra i primi 11 in pianta stabile e Chiarella che oscilla tra la titolarità e una delle prime alternative per il fronte d'attacco. E nelle ultime partite sta emergendo anche Nicola Rauti, che con la Pistoiese ha realizzato il suo secondo gol in biancazzurro. Lui e Chiarella ora insidiano Dursi, che continua ad essere una delle principali delusioni. Per ora Auteri sta insistendo, ma il tempo potrebbe essere scaduto per l'ex Bari e Catanzaro, proprio a partire dal match di domenica a Imola per l'ultima di andata. Pescara ha chiamato a confermare i miglioramenti delle ultime settimane contro una Imolese che è stata una delle rivelazioni della prima parte della stagione, per poi calare decisamente nell'ultimo periodo. Due punti nelle ultime sette partite e KO nelle ultime due gare casalinghe. Oltre ciò, anche una penalizzazione di due punti per irregolarità formali legate al passaggio di proprietà avvenuto in estate. Sentenza di secondo grado per la quale il club farà ricorso al CONI. Uno squalificato per parte, Rizzo e Vona, e probabile panchina per gli ex Nicolas Belloni da una parte e Michael De Marchi dall'altra. Circa i fatti fuori dal campo, alcuni chiarimenti sono stati dati due giorni fa a Replay dal revisore contabile e commercialista Camillo De Stefanis, più volte consulente della Procura della Repubblica. Per la società non ci sono rischi sul fronte sportivo né complicazioni per eventuali trattative societarie. Il procedimento più impattante sarebbe stato il precedente sulla responsabilità degli amministratori, ex articolo 2409, che si è esaurito con epilogo positivo per il club. Su questi procedimenti, ex articolo 2423, coi bilanci 2015, 16 e 17 dichiarati nulli in primo grado, De Stefanis aggiunge. Il bilancio può essere visto da un punto, da un lato accademico, e allora la perfezione, scusate, ma non esiste, e si può vedere da un punto di vista reale. In effetti, queste poste che sono state contestate, a parte che sono state sanate, ma sono state esaminate anche da altri giudici colleghi, i quali non hanno rilevato irregolarità. Bilancio sono 2015, visti formali, 2016. Tant'è che l'efficacia è quella di riscrivere una delibera assembleare. Quindi sostanzialmente siamo di fronte, tra parentesi, siccome ho visto che poi in attualità quelle poste attenzionate dal giudice già sono state ampiamente sanato.